Cancro, per i nati dal 22 di giugno al 22 di luglio, segno d'acqua. Il cancro è caratterizzato dalla stabilità, è un segno doppio, vivono nella stessa persona due anime, una stabile dedita alla famiglia, l'altra amante dei viaggi e dei cambiamenti. Sei talvolta padrone e talvolta schiavo. Eccesso di intraprendenza contrapposto a momenti di sedentarietà. Idealista ma pratico, prudente nella tua audacia. Non ti piace sprecare, hai sempre una risorsa in più quando gli altri le hanno terminate. Vivace, sensibile, riesce a ingoiare rospi e sputarli quando meno se lo aspettano. Nella coppia, meglio litigare, perché se il cancro tiene tutto dentro, alla fine scopri come da Cenerentola ti trasformi nella strega cattiva e sarà finita per sempre. Fedele, la donna cancro, è una delle migliori mamme dello zodiaco, dedita alla casa e ai figli. Ma a letto, si trasforma in una pantera. Cari amici del Cancro, il 2012 è il momento di affrontare i problemi alla radice e trovare le soluzioni talvolta anche drastiche, ma che alla fine vi daranno ragione. Le vostre affinità maggiori saranno con Toro e Pesci, quella un po' minore sarà con l'Ariete. I mesi fortunati saranno luglio e gennaio, quello un po' più sfigato aprile. I giorni in cui intraprendere le attività saranno giovedì e domenica, assolutamente sconsigliato il mercoledì. Numeri fortunati 7, 17, 71.